Salve a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale. Stavolta voglio iniziare in maniera molto spiccia, molto veloce, perché non ho voglia di fare scenette, sceneggiate, queste cose qua. Oggi faremo una recensione. Di che tipo di recensione? Parleremo di un brand famoso e non sarà come tutte le altre recensioni, sarà tipo suddiviso in più parti. In quante parti? Questo dipende dai titoli che sono usciti, connessi appunto al brand stesso. Non voglio farla troppo lunga, perciò passiamo subito alla cronologia dei titoli usciti. Prego. Il titolo che parleremo oggi sarà Prince of Persia e le sabbie del tempo, ma per anticiparvi vi dico che la Ubisoft ha procreato altri titoli, passando per Spirito Guerriero, I Due Troni, Pubblicità Occulta e poi Due Schifi. Ah, questo non c'entra niente con la saga delle sabbie del tempo. Questo invece sarebbe un sequel, prequel, ma ne riparleremo. Per adesso vi consiglio di non giocarci e buttarli via. Quindi torniamo indietro e osserviamo attentamente questo titolo. Molti credono che il tempo sia come un fiume che scorre lento in un'unica direzione, ma io, che l'ho visto da vicino, posso assicurarti che si sbagliano. Il tempo è un mare in tempesta. Forse ti chiederei chi sono e perché parli così. Siediti e ti racconterò la storia più incredibile che tu abbia mai sentito. Ah, com'è arrapante questa frase d'effetto. Ok, basta volgarità, andiamo avanti. Il titolo in questione è uscito a fine 2003 su diverse console, PC, PlayStation 2, Xbox, ma prima per intenderci, GameCube, Game Boy Advance e persino sui dispositivi mobile, in arti cellulari. All'epoca un gioco del genere non poteva che essere sotto tutti i riflettori del mondo videoludico per un gameplay rivoluzionario. Pensate che da qui si nota benissimo un modello preistorico di gameplay della saga di Assassin's Creed. Il potere di ritornare indietro nel tempo e non morire in un determinato punto. La trama stessa che... Vabbè ragazzi, facciamo un passo alla volta e iniziamo a parlarne. La trama. Noi interpreteremo il principe, che non sa ancora quale sia il nome ufficiale, figlio minore del re persiano Shahraman. E stiamo per attaccare una città molto potente, con tesori all'infuori di ogni tipo di immaginazione, tra cui l'ambita clesside del tempo e il pugnale del tempo. La battaglia ha inizio. Qualcheduno, casualmente, aprirà i cancelli della città e il nostro esercito entrerà facilmente nel territorio nemico, facendo distruzioni di massa, saccheggi ovunque, eccetera, eccetera. Ma guarda caso, il visir dell'ormai re sconfitto si prosta ai piedi del re Shahraman, a cui gli verrà data una protezione. Ma va? Ma va? Il principe attraverserà battlefield... scusatemi. Il troppo giocare a Battlefield mi viene spontaneo sostituire il termine campo di battaglia con quest'ultimo. Dicevamo, il principe attraversare il campo di battaglia... incolume? Vabbè. Ed arriverà dopo acrobazie di ogni tipo, battaglie, distruzione... Vabbè, senza esagerare. Arriverà alla stanza del tesoro dove prenderà in possesso del famoso pugnale. Nel frattempo, anche la figlia del re nemico, Fala, verrà catturata dal nostro esercito e trattata come una puttanella. Senza troppe virgolette, insomma. Finita la battaglia e il saccheggio, tutta la combriccola va a fare visita a un sultano alleato, dove il nostro re vuole dare dei doni, tra cui la clessidra del tempo. Il visir, figlio di puttana, istiga il principe a combinare il suo pugnale con la clessidra. E da lì, patatrac! Tutti si trasformano in mostri di sabbia. E scusi, il principe, il visir e Fala. E qui parte l'avventura! Citazione. Il principe fugge dal cattivo di turno che gli vuole rubare il pugnale e, durante il suo tragitto, incontrerà Fala che gli farà da supporto in questo viaggio. La clessidra, oggetto che serve per ripristinare tutto sto cazzo di casino, verrà spostata non si sa in quale altro luogo da dei uccellacci del malaugurio. E noi ci dobbiamo fare un mazzo tanto per raggiungerlo senza farci ammazzare. Nonostante tutto il titolo è ben che datato, non voglio rovinare ulteriormente la trama con spoiler poco utili e consiglio a tutti i giocatori, senza virgolette, di provare come se è la prima volta che giocate a un videogioco serio. Anche questo senza virgolette. Ma passiamo ad altre caratteristiche all'infuori dello spoiler. Gameplay. Come ho già detto prima, il titolo in questione ha un gameplay, all'epoca, molto rivoluzionario. Non si era mai pensato di dare a un personaggio tanta libertà di movimento. All'epoca, camminare sui muri all'interno di un videogioco? Ma è impossibile, cazzo! Un pugnale che ci permette di ritornare indietro nel tempo? Ma è ancora più impossibile, cazzo! Oppure, ritrovare degli enigmi complessi e rompicapo? Ma cazzo, è impossibile andare avanti! Mi servirebbe una guida! Vi dico solo che, per finire Prince of Persia e le sabbie dimenticate, non mi è servito nessun tipo di aiuto. Nessuno. In mezza giornata l'ho finito come se fosse un giochetto in flash. Per farvi capire, insomma. Insomma, un gioco del genere farebbe arrapare qualsiasi giocatore serio.
anche quest'ultimo senza virgolette possibilmente. Comparto audio, e qui cazzo l'elezione prolungata, non sarà la stessa reazione di un comparto audio in Metal Gear Solid 4, ma porca puttana, all'epoca la musica del genere era affascinante, si applicava perfettamente al gioco e persino all'ambiente indiano. Inutile parlarne ancora. Grafico. Ormai non prometto più niente sul mio modo di pensare su questa categoria. Dico solo, all'epoca era perfetto. Tutto all'epoca era perfetto, cazzo. Curiosità. Ho scoperto da poco che c'è un trucco per poter giocare all'interno del gioco stesso al primissimo Prince of Persia, quello del 1989, grazie a una combinazione di tasti durante la schermata iniziale. In descrizione del video troverete il link di Wikipedia dove è presente questa combinazione. Nella categoria anche qua curiosità, casualmente. Coincidenze? Senza troppe sorprese, è stato fatto anche il film relativo al gioco, famosissimo, di cui il sottoscritto ha dedicato molto interesse e, per gli amanti del gioco e senza troppe pretese, potranno apprezzarlo. Senza contare che il protagonista, qui chiamato Dastan, possibile nome ufficiale del principe? Chi lo sa? È stato interpretato da Jack Gyllenhaal. Non saprò mai pronunciarlo come Cristo comanda, non ci riuscirò mai. La prima parte del brand di Prince of Persia si conclude qua. Io vi ringrazio per aver visionato il video, spero che vi sia piaciuto, nel caso inserite mi piace, condividete e quindi ciao a tutti!